Arriverà nei prossimi giorni a tutti i residenti di Brescia la lettera che il sindaco Emilio Del Bono ha deciso di scrivere ai suoi concittadini per spiegare l'ordinanza relativa all'utilizzo e al divieto di alcune zone verdi e parchi cittadini. Cambierà la cartellonistica, il rosso segnalerà il pericolo e l'impossibilità di entrare nella zona interessata, l'arancione segnalerà i pericoli circoscrivendoli in alcune parti dell'area, mentre il blu darà il via libera per l'utilizzo della zona verde. L'ordinanza alla quale l'amministrazione è arrivata con l'aiuto di ASL e ARPA, è stata emanata il 25 luglio e sarà attiva dal 1 agosto fino al 31 dicembre. Per quanto attiene ad ARPA, noi faremo le verifiche come nostro compito, continueremo a presidiare il problema come abbiamo sempre fatto e direi che per ARPA non cambia un granché, insomma abbiamo fatto una proposta di approfondimento progettuale con indagini legate ai terreni, ai sedimenti, alle acque, anche per consentire una migliore valutazione al fine poi anche di questi provvedimenti che i comuni potrebbero adottare. Vediamo se questo progetto può partire con quanto è stato proposto. Noi ci siamo impegnati, insomma, a portare avanti questi approfondimenti. Le indagini epidemiologiche avviate da ASL stanno procedendo come da programma. Abbiamo già effettuato una cinquantina di prelievi a cittadini bresciani che sono stati invitati nell'ambito del campione estratto sulla popolazione generale. Per quanto riguarda nello specifico l'ordinanza, ASL ha dato il suo contributo tecnico affinché l'amministrazione potesse predisporre questo documento che si differenzia dai precedenti per un più approfondito esame del possibile utilizzo delle aree con diverso grado di contaminazione, in particolar modo i parchi pubblici. E questo nel rispetto appunto di misure che garantiscano la salute del cittadino.